Almeno una volta a settimana la torta salata non manca nel nostro menù. È uno dei nostri piatti preferiti, sia perché è così facile da realizzare, è versatile e si presta benissimo sia come colazione salata che come pranzo. E poi ci possiamo veramente divertire creando i ripieni che ci piacciono di più in base alla stagionalità degli alimenti. L'ortaggio protagonista in questa stagione è proprio lei, la zucca. E non potevamo non darle importanza in una torta salata con i fiocchi. Vediamo cosa ci occorre per realizzarla. Per realizzare questa torta salata ho grattugiato la zucca sui fori più larghi della grattugia. Dopodiché l'ho strizzata per eliminare il liquido in eccesso. Poi ho tagliato la cipolla a listarelle. Ho unito la zucca e la cipolla in una ciotola. Poi ho aggiunto l'aneto fresco tritato finemente e anche il sale. Ho mescolato il tutto e ho messo da parte. Ho preparato l'impasto unendo la farina di amaranto con la cuticola di psiglio e anche con il sale. Ho mescolato, dopodiché ho aggiunto l'acqua gradualmente. La margarina vegetale ammorbidita, che può essere anche sostituita con l'olio. Ho trasferito l'impasto sul tavolo infarinato e ho impastato con le mani fino a quando ho ottenuto un panetto omogeneo. Ho diviso il panetto a metà e ho steso la prima metà ad uno spessore di circa mezzo centimetro su un foglio di carta da forno infarinato. Poi ho spostato l'impasto steso in uno stampo per crostate da 25 cm di diametro. Ho steso anche la seconda metà dell'impasto nello stesso modo, l'ho lasciata da parte e nel frattempo ho distribuito il ripieno nello stampo, lasciando dei bordi di impasto di almeno un centimetro di larghezza. Infine ho coperto il ripieno con la seconda metà dell'impasto. Ho rimosso la carta da forno e ho sigillato bene i bordi. Ho spennellato la superficie con del latte di mandorle e ho bucherellato con i rebbi di una forchetta. Infine ho cotto la torta salata nel forno preriscaldato a 180 gradi per circa 30 minuti. Una volta sfornata l'ho fatta intiepidire e poi l'ho servita. Se anche tu ami le torte salate, sono sicura che questa versione ti piacerà moltissimo. E se te lo stessi chiedendo, questa torta si può realizzare anche in versione dolce, soltanto a base di zucca. Basterà semplicemente aromatizzare l'impasto con della buccia di limone, oppure con della vaniglia, oppure nel ripieno si potranno aggiungere delle gocce di cioccolato o pochissimo zucchero. La stagione della zucca è appena iniziata e noi non vediamo l'ora di sbizzarrirci in cucina preparando ricette buonissime con questo fantastico ortaggio. Quindi ricordati di iscriverti al nostro canale in modo da non perdertele. Se questa ricetta ti è piaciuta, lasciaci un commento e facci sapere quali ricette con la zucca vorresti vedere prossimamente. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video.